Buongiorno e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura un'ampia pagina di cronaca che si occuperà del maltempo e anche del terremoto sia in Molise che nella nostra regione, perché all'Aquila c'è stata una scossa di 3,4 di magnitudo questa mattina. Però andiamo adesso al maltempo, perché la neve è arrivata, come annunciato nei giorni scorsi, sulla nostra regione. Ormai da sabato sera nevica e ha nevicato non solo lungo la costa ma anche nelle aree interne. La zona più colpita è quella del Chietino, in particolare la Frentania e l'Alto e Basso Sangro. E allora facciamo il punto della situazione anche con le scuole chiuse per oggi e quelle che saranno chiuse poi domani, salvo nuovi aggiornamenti, nel servizio di Francesca Romana Testi. La neve è arrivata in Abruzzo. Come da previsioni, molti comuni si sono svegliati con la coltre bianca. Maggiori disagi nell'area frentana, nel Basso e Alto Sangro. I sindaci di Fossa Cesia, Santa Maria in Baro e Mozzagrogna hanno disposto per domani la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado. Nell'entroterra il problema più grande sembra essere quello dell'assenza di corrente elettrica, coinvolti i comuni di Fresa Grandinaria, Cupello, Furci, Scerni e Carpineto Sinello. Lanciano, scuole chiuse anche domani, tra 30 e 40 centimetri di neve. Nell'area vestina strade pulite, poca neve, mentre i problemi maggiori sembrano essere legati al ghiaccio, motivo per cui le scuole sono rimaste chiuse. Scuole chiuse anche a Città Sant'Angelo, con un'ordinanza emanata nel pomeriggio di ieri. Montesilvano, situazione sotto controllo nell'area inferiore, mentre disagi sono stati riscontrati ai Colli, dove dalle prime ore della mattinata la neve è scesa con intensità. La Protezione Civile è intervenuta con due mezzi spazzaneve per liberare le carreggiate di via D'Agnese e via Colle Portone. A Pescara, 30 operatori al lavoro con 6 mezzi spazzaneve per l'emergenza ghiaccio. Sono stati sparsi circa 1.600 kg di sale. Disagi ai Colli, ma situazione sotto controllo. Sul lungomare la neve ha regalato scenari surreali, con passanti divertiti a realizzare pupazzi di neve. A Chieti la neve ha raggiunto i 10 cm senza causare particolari disagi alla viabilità. Mezzi spazzaneve in azione e scuole chiuse per evitare disagi alla circolazione. Stessa situazione per il comune di Francavilla, che ha messo in azione i mezzi spazzaneve dalle 5 della mattina e monitorato costantemente il territorio. Scuole chiuse anche qui. A Teramo disagi maggiori nelle contrade collinari, soprattutto del ghiaccio. Ieri sera difficoltà sulla Teramo Mare per il mancato passaggio dei mezzi spazzaneve. Scuole chiuse anche per i teramani. Si attendono miglioramenti già dalle prime ore del pomeriggio su tutta la regione. E allora, proprio per sapere quali saranno le condizioni meteo nelle prossime ore, ci colleghiamo in diretta telefonica con il nostro esperto Giovanni De Palma di abruzzometeo.org. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Alfredo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora, ci sarà l'atteso a questo punto miglioramento delle condizioni meteo a te? Sì, Alfredo, il tempo è già migliorato lungo la fascia costiera rispetto a stamattina, dove insomma, quando invece si sono avute copiose nevicate fino in riva al mare, nevicate provocate dall'arrivo di masse d'aria fredda di origine artica che, scorrendo proprio sui mari, sul mare Adriatico comunque caratterizzato da temperature al di sopra delle medie stagionali, perché insomma siamo stati interessati nei due mesi scorsi da un'area di alta pressione persistente, quindi ciò ha favorito un elevato contrasto tra masse d'aria, e le precipitazioni ovviamente sono state copiose. Quindi, dicevo, il miglioramento si sta concretizzando, anche se ci sono ancora degli annuvolamenti che si manifestano soprattutto nel Teramano e nel Vastese, con delle residue nevicate che nelle prossime ore comunque tenderanno gradualmente ad attenuarsi, ma poi ci sarà l'infida del ghiaccio, perché le temperature resteranno ancora al di sotto delle medie stagionali. Quindi si raccomanda prudenza per la presenza di tratti strali ghiacciati durante le ore serali, notturne e al primo mattino. Poi da domani la situazione tendrà nuovamente a cambiare. Se da un lato migliorerà ulteriormente il tempo sul versante orientale, c'è da monitorare il passaggio di una perturbazione che si sposterà soprattutto sulle regioni centro-meridionali tirreniche, interessando il vicino Lazio e la Campania, dove è prevista neve anche in pianura. Questa è una notizia da dare a beneficio di coloro che dovessero recarsi per motivi di lavoro in Lazio e in Campania, ma una parte della perturbazione potrebbe lambire la Massica e l'Alto Sangro, dove potrebbero manifestarsi nuove nevicate non consistenti, ma comunque è un dato da segnalare, Alfredo. Poi pian piano la situazione sembra migliorare fino a giovedì.
Grazie allora a Giovanni De Palma, come sempre puntuale e chiaro nell'esporci le condizioni meteo sulla nostra regione. Ovviamente ci sentiremo poi nel corso delle prossime edizioni del TG6. Grazie ancora e buona giornata. Grazie Alfredo, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Andiamo avanti con la cronaca e torniamo alla notizia che abbiamo dato in apertura, cioè quella del terremoto di magnitudo 3,4 che si è registrato nella provincia dell'Aquila alle 11.37 a 18 km a nord-ovest del capoluogo. I comuni entro i 10 km dall'epicentro sono Capitignano, Barete, Montereale, Pizzoli, Campotosto e Cagnano Amiterno. La scossa è stata nettamente avvertita dalla popolazione, non si registra fortunatamente danni a persone o cose. Altro terremoto importante, altro sciame sismico che sta preoccupando è quello in Molise, forse chissà collegato anche alla scossa di questa mattina all'Aquila. E allora andiamo ad ascoltare insieme l'intervista ad un esperto dell'INGV realizzata dai colleghi di Telemolise. Adesso la sequenza sta protraendo nel tempo più o meno secondo quanto succede in casi di questo genere qua. Al momento per la giornata odierna abbiamo registrato 11 terremoti che sono stati localizzati, di cui 8 hanno una magnitudo superiore a 2.0. E quindi in pratica questa è un po' la situazione. La maggior parte, praticamente la sequenza si sta protraendo come insomma è capitato in mille altri casi. Oh, quindi lei, voglio dire, ha parlato di scossa principale già avvenuta, possiamo considerare quella 4.3 diciamo il picco di questo piccolo sciame? Guardi, allora, no, non si può escludere nulla, cioè questo è, purtroppo la sismologia è fatta così, cioè in pratica in questo momento qua ci stiamo basando su quella che è la scossa di magnitudo a momento 4.3 dell'altro giorno. Ci sono state delle repliche un po' più forti, per esempio quella di ieri sera tardi di magnitudo a momento 3.6 che si è avvenuta alle 23.09. Ma questo qua praticamente è quello che non possiamo comunque escludere, che ci potrebbe anche essere un evento più forte. Questo cioè, chiaramente io non voglio assolutamente rassicurare nessuno. Questa è la situazione così com'è in questo momento qua, la situazione è che la sequenza sta procedendo con magnitudo appunto che variano a seconda tra magnitudo dai più piccoli che sono intorno a magnitudo intorno al 2 fino che noi registriamo, probabilmente ce ne sono anche delle scosse più piccole. E ovviamente in Molise è ancora forte il ricordo del terremoto del 2002, ricorderete tutti insomma le immagini della scuola di San Giuliano di Puglia crollata, insomma c'è tanta preoccupazione che si riflette anche nelle ordinanze dei sindaci. A Campobasso scuole chiuse per altri 2 giorni, domani e mercoledì, complice non solo il terremoto ma anche il maltempo e la neve che stanno interessando anche il Molise. E intanto ci sono insomma altre scosse dello sciame sismico. Continueremo ovviamente a seguire la situazione e consigli ai cugini molisani arrivano anche dai cittadini aquilani che hanno vissuto anche loro sulla pelle l'esperienza tragica del terremoto del 2009. Dunque andiamo a vedere insieme quali sono i consigli degli aquilani nel servizio di Daniela Rosone. A 200 km dall'Aquila uno sciame sismico di cui si parla troppo poco. Per gli aquilani i fantasmi vanno e vengono ogni qualvolta, sia vicino che lontano, accade una situazione anomala. Oggi a Campobasso e nel Molise, dove peraltro ci sono state abbondanti nevicate, anche le scuole sono rimaste chiuse. Fare previsioni, si sa, è impossibile, ma l'esperienza insegna. E come in Abruzzo, anche in Molise, secondo gli studi, il 60% delle scuole è a rischio sismico, allo stesso modo gli edifici pubblici.
Uno sciame sismico che va avanti da giorni e anche la neve. L'unica vera difesa rimane la prevenzione nella costruzione degli edifici. La zona in cui stanno avvenendo le scosse, però, così come quella aquilana, è una zona ad alto rischio sismico, come del resto tutta la catena dell'Appennino meridionale. Nel 1805 a Boiano già un terremoto fece più di 5.000 morti, comprensibile quindi la paura degli abitanti, molti dei quali rimasti a dormire fuori. Gli ultimi terremoti, ricordano i geologi, sono stati devastanti. 4 anni fa in Emilia, 7 anni fa all'Aquila, 14 anni fa a San Giuliano di Puglia. Lì nel Molise esiste la faglia del Matese, un mostro che storicamente può rilasciare anche magnitudo superiori a 7. Il terremoto dell'Aquila poi ha portato anche ad un nuovo approccio nel considerare gli sciami e i terremoti. Nel capoluogo di regione il terremoto del 6 aprile del 2009 fu preceduto da uno sciame sismico lungo, una sequenza che addirittura iniziò nel 2008 e ripresa con maggiore intensità il 16 gennaio del 2009, con scosse di magnitudo inferiori a 3, crescenti poi sino all'evento principale. Il resto per la città dell'Aquila è storia nota. Una riunione della Commissione Grandi Rischi il 31 marzo del 2009, a pochi giorni dalla scossa devastante. Le rassicurazioni, la paura inascoltata degli abitanti dell'Aquila, che oggi chiedono a gran voce ai vicini molisani di stare sempre in guardia. Un processo poi che erroneamente si è fatto passare come un processo alla scienza e le assoluzioni, le vergogne, le vittime. Un'esperienza che induce ad essere sempre accanto a chi vive le stesse situazioni. A 200 chilometri c'è chi oggi rivive l'incubo degli aquilani di 7 anni fa. Andiamo avanti con il nostro giornale, cambiamo pagina e ci occupiamo di politica, perché questa mattina c'è stata la conferenza stampa del presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso, che ha esposto i risultati della sua attività nel corso del 2015 e i programmi per il nuovo anno. Andiamo a vedere insieme il servizio. Un anno di governo D'Alfonso, arriva la rendicontazione del governatore d'Abruzzo, stilata in dettaglio puntuale con tutte le voci del caso, dalle bollette telefoniche del presidente, ai chilometri effettuati con la sua macchina, ai fondi ottenuti per le opere. 1.289.000.000 di euro per il master plan, 133.000.000 per il fondo regioni in transizione, 470.000.000 di PSR, 240.000.000 di POR FESR, 570.000.000 per l'edilizia sanitaria. Abbiamo assegnato 208.000.000 nell'arco di 18 mesi. Porteremo la velocità adeguata anche in Abruzzo, che sarà alta capacità ferroviaria. Abbiamo conseguito la copertura normativa e finanziaria del master plan, così come siamo stati noi, introiettando l'energia dei movimenti dei cittadini liberi nella battaglia contro Ombrina di Ferro, a far produrre la norma che ha portato a morte giuridica e amministrativa Ombrina di Ferro. Messo da parte l'anno appena trascorso, D'Alfonso annuncia anche gli obiettivi del 2016, a partire dal piano di sviluppo economico per le imprese. Se nel 2015 annuncia di aver ottenuto un aumento di 1.774 nuove imprese, con una produzione industriale del 3,4% in più, un fatturato cresciuto del 4,1% e un export che segna un più 3,5%, la vera rivoluzione sarà la gratuità dei terreni e l'abbattimento degli iter burocratici per chi porterà nuovi posti di lavoro. Realizzare pacchetti di investimenti e di attrazione di investimenti, pacchetti ad hoc, pacchetti che convincano chi deve investire che qui è meglio investire. Secondo obiettivo, precisare la collocazione turistica e culturale dell'Abruzzo. Lanceremo Abruzzo Open Day con alcuni colleghi assessori e molti manager anche del privato, per fare in modo che si sappia cos'è l'Abruzzo anche a distanza di centinaia di migliaia di chilometri. Terzo, lavoreremo per fare in modo che in Abruzzo sia facilissima la diagnosi. Le liste d'attesa devono rimpicciolirsi e scomparire. Insediamo il fascicolo sanitario e vogliamo rendere efficace e funzionante il rapporto sanità pubblica, cittadino, persona, paziente. Quarta e ultima annotazione, noi vogliamo fare in modo che in questa regione, per esempio, ci sia anche la sicurezza nel percorrere le distanze stradali e autostradali. Sono molto preoccupato per l'altissimo numero di incidenti che si verifica lungo le autostrade abruzzesi, perché c'è una sbagliata modalità di eseguire la manutenzione. E poi nuovi corridoi dei trasporti, con l'accordo siglato 3 giorni fa con quella che lui definisce la Corte Celeste dei Trasporti della macro regione adriatica. Stop alle lunghe liste di attesa per la sanità e annuncia di pensare a multe per tutti quei cittadini che non si presentano
arrivassero alle visite, facendo aumentare l'attesa di altri richiedenti. Andiamo avanti, abbiamo sentito proprio dalle parole del presidente D'Alfonso il discorso che riguarda Ombrina Mare, e allora Forza Italia ha attaccato il presidente sulla marcia indietro per il referendum anti-trivelle. Paolo Renzetti. Onorevole Di Stefano, sul referendum anti-trivelle sembra esserci un passo indietro della Regione Abruzzo. Un vergognoso passo indietro della Regione Abruzzo, un vergognoso e anche infido passo indietro, perché viene fatto non con un atteggiamento ufficiale, non con un documento ufficiale, ma con un foglio di carta raccolto in fretta e furia per giustificare un atto illegittimo. Per questo motivo io porterò quell'atto nella commissione regionali della bicamerale del Parlamento per verificarne la legittimità, ma è soprattutto l'atto che testimonia come ancora una volta il Presidente D'Alfonso e la sua maggioranza, quando si tratta di privilegiare gli interessi della propria parte politica del governo Renzi o quella degli abruzzesi, sacrificano sicuramente gli interessi abruzzesi. È vergognoso che questo passi indietro, ancora di più perché si tratta di un vero e proprio dietrofronte. In sostanza si rinuncia a continuare la battaglia referendaria insieme alle altre regioni come lo si era fatto insieme alle altre regioni, quella battaglia che aveva indotto il governo nazionale, il governo Renzi, a reintrodurre il vincolo delle 12 miglia perché evidentemente volevano evitare un referendum che sarebbe stato per il governo una debacle. Noi ci tiriamo indietro, ci tiriamo fuori dalla solidarietà con le altre regioni e ci schiamo addirittura contro di loro. Quest'atto non soltanto è vergognoso e grida vendetta, ma è anche illegittimo. Fu fatto attraverso un passaggio in Consiglio regionale con un atto votato all'unanimità, deve tornare in Consiglio regionale e ci devono mettere la faccia questi consiglieri, a cominciare da Camillo D'Alessandro e dal sottosegretario Mazzocca, che fa tanto l'ambientalista a fasi alterne, per dire che sono d'accordo col Presidente D'Alfonso per questo dietrofront improvviso. E adesso andiamo al Comune di Pescara. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, il sindaco Marco Alessandrini ha firmato questa mattina il provvedimento che stoppa quello sulle targhe alterne, perché è migliorata la qualità dell'aria anche grazie all'arrivo del maltempo. Sindaco Alessandrini, è arrivata la giornata ufficiale per la sospensione del provvedimento delle targhe alterne. Perché? Sospendiamo l'efficacia del provvedimento sulle targhe alterne perché abbiamo riscontrato già da qualche tempo dei miglioramenti visibili sulla qualità dell'aria. Non vi sono stati più sforamenti e il dato complessivo indica che siamo anche sotto soglie, diciamo così, di pericolosità. Questo dipende da una serie di fattori, certamente non ultimo il tempo. Avrete notato che nevica, avrete notato che nei giorni scorsi ci sono stati forti venti e piogge e questo incide positivamente sulla qualità dell'aria. Aggiungo che abbiamo assunto anche una serie di misure che permangono in vigore e che sono utili a mantenere una buona qualità dell'aria. Faccio cioè riferimento alla precedente ordinanza che abbassa i gradi centigradi negli appartamenti pubblici e negli edifici privati. Faccio riferimento al lavaggio delle strade, faccio riferimento alle zone a chilometri 30 in talune parti della città. Ci potrà essere in via sperimentale perlomeno sino a marzo un biglietto unico lungo tutto il territorio comunale ed area vasta, con l'idea cioè che con €1,30 tu puoi circolare liberamente. Non è comunque questo provvedimento di oggi un passo indietro sull'ordinanza iniziale? Qualora le condizioni dovessero nuovamente peggiorare, torneranno le targhe alterne? Beh, noi naturalmente auspichiamo che la qualità dell'aria rimanga tale, e questo peraltro è reso in maniera molto esplicita già sull'ordinanza, perché la cui vigenza è subordinata naturalmente al permanere di condizioni negative. Ove le condizioni dovessero peggiorare, cosa che non ci auguriamo, assumeremo provvedimenti conseguenziali. Sempre al Comune di Pescara, l'assessore alle politiche sociali Giuliano Diodati ha assicurato nuovi fondi per il sociale e per l'assistenza domiciliare di oltre 300 assistiti. Vediamo. Io credo che nell'arco di 2 settimane riusciremo a ripristinare queste ore che sono state tolte per l'assistenza domiciliare. Il problema è un problema di natura tecnica, legato al fatto che c'è una gara ad appalto in corso per l'assegnazione del servizio.
quindi stiamo procedendo alla assegnazione del servizio. Una volta assegnato il servizio, io credo che entro una settimana verrà fuori il nome di chi prenderà in appalto questo servizio per il Comune di Pescara, e quindi a quel punto noi faremo un'estensione delle ore e riporteremo il numero di ore così come erano fino al 31 dicembre 2015. Questa gara d'appalto ha una scadenza limitata e quindi si conclude il 31 marzo 2016, dopodiché gli uffici già stanno lavorando per la nuova gara d'appalto, che prevede un numero di ore anche lievemente superiore rispetto a quelle nel 2015. Purtroppo il problema è che nel bilancio del 2015 era stato previsto un grosso taglio nelle politiche sociali legate al piano di predissesto. Questo taglio è stato completamente riassorbito con una variazione di bilancio portata in giunta il mese di dicembre, che ha riportato completamente i fondi dove erano stati tagliati. Purtroppo è un tecnicismo, noi dobbiamo completare questa gara d'appalto e la stiamo completando. Una volta completata questa piccola gara d'appalto faremo un'estensione del servizio e riporteremo le ore così come erano precedentemente. E adesso, come ogni lunedì, apriamo un'ampia pagina dedicata allo sport. Iniziamo dal calcio di Serie B e dal Pescara. Una giornata speciale quella di oggi per il centrocampista Rolando Mandragora, che in mattinata ha sostenuto le visite mediche a Torino. Il centrocampista che resterà a Pescara fino al prossimo giugno, è da poco infatti diventato un giocatore di proprietà della Juventus. Intanto la squadra riprende a lavorare dopo la sofferta vittoria in rimonta contro il Livorno sabato. Sul fronte mercato e lotta con il Chievo per portare in biancazzurro il difensore argentino Spolli, in uscita sempre dal Chievo. Spolli che a Pescara troverebbe il connazionale Campagnaro, che andiamo ad ascoltare. Campagnaro, una vittoria importante sofferta, oggi il Pescara ha avuto anche dalla sua un briciolo di fortuna, questi sono tre punti pesantissimi che valgono il terzo posto in classifica. Sì, quello che conta è quello lì, che sono tre punti che contano tanto. In questo momento, secondo me, abbiamo avuto le vacanze che non era un bel periodo per noi, perché stavamo vincendo e poi quando hai un periodo magari in attività a volte non sai come torni. Oggi eravamo un po' indecisi all'inizio, però dopo alla fine abbiamo vinto, che quello che conta, tre punti sono importantissimi in questo momento, e ripartire bene. Adesso ho 35 anni, mi devo allenare alla pari di loro, che corrono tanto e mi tengono così giovane. Ugo, ci tenevate a vincere anche per fare un regalo ai tifosi, oggi c'era una ricorrenza importante, il ricordo di un tifoso, il fondatore dei Pescara Rangers, scomparso 10 anni fa. Sì, noi magari non lo sapevamo, ci hanno informato di questa cosa prima della partita ci ha fatto piacere fare quel gesto all'inizio, c'erano tutte le fiori lì per portare e niente, ricordare sicuramente una persona che tifava questa squadra come tutti noi. Ora c'è la gara di Perugia che dovrà recuperare in settimana la gara con il Vicenza. Sì, una squadra che sappiamo si difendono molto bene. Oggi ha perso però. Si difendono molto bene, hanno avuto difficoltà a segnare soprattutto all'inizio, però erano in grande ripresa, avevano vinto tante partite alla fine, magari oggi si è perso, sicuramente avranno voglia di rifarsi, saranno magari un pochettino più stanchi di noi perché avranno una partita in settimana, però ogni partita è complicata, lo sappiamo, come è stata questa qua sarà anche a Perugia. E in questa seconda parte di gennaio ovviamente a tenere banco è il mercato, ed è una settimana importante in casa della Virtus Lanciano proprio in questo senso, per chiudere per i prestiti dal Cagliari del difensore Benedetti e soprattutto del portiere Cragno. A causa del maltempo la squadra tornerà al lavoro domani dopo la fondamentale vittoria contro la Pro Vercelli sabato, firmata da Di Francesco, che esprime così la sua soddisfazione al microfono di Alessio Giancristofaro. Sì, infatti un po' dentro spogliatoio mi hanno preso in giro, però sono contento, dai, è una bella gioia e sono contento che sia venuto così. No, sì, c'è da migliorare, ma io vorrei vedere le cose positive, perché comunque sì, forse non abbiamo espresso un gioco spettacolare, però comunque l'atteggiamento della squadra era quello di volere i tre punti a tutti i costi, l'abbiamo dimostrato, penso. C'erano ragazzi nuovi come Vitale, che per me ha fatto un'ottima partita, come Salviato, che non giocava da tanto, ha fatto un'ottima partita.
e quindi penso che sia la vittoria del gruppo. Il gioco verrà, arriveranno momenti migliori in cui ci sarà anche il gioco. Adesso ci prendiamo questi 3 punti e andiamo ad Ascoli con più consapevolezza. Ecco Federico, da mezzala rendi di più con Vitale playmaker, come ti sei trovato? Oh no, Vitale per me è stata veramente una bellissima sorpresa, ne avevo sentito parlare benissimo, è un ragazzo giovane che ha personalità, carattere. Poi mi trovo bene con chiunque giochi play, sia Bacinovic così. Mezzala comunque un ruolo che mi piace, in cui mi ha messo il mister durante quest'anno, e cerco di migliorare allenamento per allenamento. So che devo migliorare alcune cose quando vado a ricevere palla, i movimenti, i tempi, però sono cose che verranno, come ho detto prima, col tempo, e sono sicuro che sarà così. E adesso scendiamo in Lega Pro. Il Teramo ha iniziato con il piede giusto il girone di ritorno con la vittoria di misura sull'Ancona. Hanno debuttato i nuovi Forte dall'inizio e Cruciani, che invece è partito dalla panchina ed è entrato nella ripresa a originare l'autogol dell'anconitano Parodi, un cross del centrocampista biancorosso Di Paolo Antonio, che ascoltiamo al microfono di Jacopo Forcella. Alessandro Di Paolo Antonio, possiamo dire che l'80% del gol vittoria è opera della ditta Scipioni Di Paolo Antonio? Me ne ero mangiato uno clamoroso poco prima e per fortuna ho rimediato dopo. Sono contento anche per Scipio, ha fatto una grandissima prestazione, come tutta la squadra, partendo da Tonti ad arrivare all'attacco. Alessandro, una nuova vita largo a sinistra, considerando che Dorazio oggi era in tribuna e a questo punto sembra impredicato di lasciare Teramo, il ruolo di ultimo a sinistra a centrocampo sembra essere disegnato per te. Ma innanzitutto mi dispiace per Tom, che comunque è un ottimo giocatore, un professionista, sicuramente saprà dire la sua se andrà via o se rimarrà qua. Poi per quanto riguarda questo ruolo, l'ho sempre detto che a me piace stare a sinistra, piace giocare a sinistra, quindi se il mister mi impiega in quel ruolo sono felicissimo. Poi se ci dovesse essere impiegato in un'altra parte, spero di dire la mia anche in un altro ruolo. I nuovi come li hai visti? Cruciani e Forte? Ma sicuramente è bene, perché comunque Forte ci teneva tantissimo, anche appena arrivato non me l'aspettavo che ci ha caricato tutti, ed questo è un motivo di tale importanza, perché un giocatore che arriva subito dall'inizio e mette tanta grinta è fondamentale per noi. Cruciani, vabbè, non lo devo dire io, è un ottimo giocatore, ha fatto tante piazze, soprattutto piazze del sud, quindi sa come si gioca e sa come si sta in campo. Ci hanno dato una grande mano e spero ce ne possano dare altre nelle altre partite. Adesso in Serie D, altra giornata speciale per Alessio Di Massimo, che ha coronato il suo sogno. Infatti l'ex attaccante di Sant'Omero ed Avezzano sabato scorso ha fatto il suo esordio con la primavera della Juventus, entrando nel secondo tempo della partita con il Modena. Ci racconta tutto Gianmarco Menga. Il grande giorno è arrivato. Il giovane Alessio Di Massimo, attaccante classe 96, nato a Sant'Omero di Teramo, sabato ha esordito con la primavera della Juventus nella gara vinta dai bianconeri contro il Modena. Una gioia indescrivibile per il calciatore di origini abruzzesi, che sotto l'egida di un altro abruzzese, il campione del mondo 2006 Fabio Grosso, allenatore proprio della primavera juventina, ha bagnato la sua prima presenza entrando al 23esimo del secondo tempo di Modena-Juventus al posto di Clemenza. E pensare che neanche 2 mesi fa Di Massimo giocava ancora in Serie D con la maglia dell'Avezzano. Catapultato nel grande calcio, nei prossimi 6 mesi il gioiello di Torano si giocherà il suo futuro da professionista. Magari con il sogno nel cassetto di emulare un altro abruzzese in giro per il mondo, Marco Verratti, che guarda caso ha il suo stesso procuratore, Donato Di Campli. Intanto un giovane abruzzese è alla corte della Juve, il tempo dirà il resto. Restiamo in Serie D, andiamo a vedere la partita del San Nicolò. Una rimonta pazzesca. In 24 minuti il Lemme al cubo, Merlonghi, Moretti e Massetti regala un pomeriggio indimenticabile a Massimo Epifani. Perché contro il Castelfidardo il San Nicolò sembrava davvero ad un passo dalla sconfitta. Un piede e mezzo nel baratro prima della risalita prepotente che condanna i biancoverdi marchigiani all'ultimo sospiro. Padroni di casa che approcciano male la gara. Dopo il sinistro alto di Donatangelo al settimo, al 13esimo i marchigiani sono già avanti. Lo scambio nello stretto al limite dell'area libera il piatto di Bacchiocchi. Per calore nulla da fare,
Castelfidardo che mette il naso avanti. Meritatamente, verrebbe da dire, perché la squadra di Epifani sonnecchia sin troppo e Bordi da posizione defilata potrebbe punirlo ancora una volta, ma è la traversa stavolta a fermarlo. I biancazzurri si svegliano solo per un momento nella parte centrale del primo tempo, la testa di Casolla su suggerimento di Bucchi è centrale, mentre il destro di Merlunghi da buona posizione è a salve. Ma il peggio deve ancora arrivare, perché appena rientrati dagli spogliatoi i biancoverdi passano ancora. L'azione la inizia Belelli sulla destra, la rifinisce Minella e la conclude all'altezza del dischetto del rigore Trillini per il doppio vantaggio ospite. Strada ancora più in salita dunque per l'11 di Epifani, che sembra davvero spacciato. Sembra, perché il diagonale di Andrea Bucchi al 65esimo, disinnescato da Chiodini, è il segnale della riscossa teramana. Entra Moretti per Casolla e dal 67esimo inizia l'incredibile remontada. Azione di Chiacchiarelli sulla sinistra, traversone col contagiri che pesca sul palo opposto il tuffo di Merlunghi, che ribadisce in gol per la rete dell'1-2. Il San Nicolò ora preme, Chiacchiarelli centrale al 71esimo, più pericolosa la conclusione di Petronio al minuto 77. La deviazione di un difensore del Castelfidardo fa correre un brivido lungo la schiena di Chiodini, che deve arrendersi qualche secondo più tardi quando la percussione di Moretti fulmina l'estremo difensore ospite con la stoccata sul primo palo che vale una insperata parità. A questo punto il San Nicolò ci crede. Epifani toglie Cerqueti e Chiacchiarelli per Massetti e Mozzoni. L'assalto conclusivo è veemente, ma non sembra dare i risultati sperati. Fino al 91esimo, quando la punizione di Merlunghi dal vertice dell'area trova sul secondo palo proprio Andrea Massetti, che sotto misura timbra il gol del sorpasso, scatenando la gioia della panchina biancazzurra e lasciando livido di rabbia Bolzan sull'altro fronte, col Castelfidardo che chiude in 10 per la manata di Minnozzi su Pretara al 93esimo, che costa il rosso diretto al giocatore entrato sul terreno di gioco solo qualche istante prima. Vittoria incredibile dunque, forse nella giornata più complicata per il San Nicolò, ma che il momento opaco sia passato lo si capisce anche da giornate come questa. Ed ora andiamo allo stadio Guido Angelini, dove il Chieti è stato battuto per 1-0 dalla Fermana. Valeriano De Angelis. Dai 20 gradi di domenica scorsa ad un grado nella gara odierna tra Chieti e Fermana, con i poco più 400 spettatori, di cui una cinquantina provenienti da Fermo, pronti a riscaldare l'atmosfera gelida che avvolge lo stadio Guido Angelini. La prima intenzione offensiva è dei padroni di casa, che al terzo minuto su calcio d'angolo creano un leggero imbarazzo alla retroguardia marchigiana. L'approccio agonistico favorisce il Chieti, più determinato nel cercare in velocità dialoghi offensivi. La squadra di Ronci registra 5 calci d'angolo nei primi 10 minuti, senza colpo ferire, con gli avversari che per la prima volta all'11esimo si proiettano in avanti con l'iniziativa di Misin, che tira senza sortire gli auspicabili effetti. Altrettanto lo imita il capocannoniere Molinari, da diversa posizione, ma la sostanza non cambia. Le risorse neroverdi mettono a dura prova i filtri offensivi dei canarini, che vanno in apprensione al 26esimo con questo micidiale bolide di Massimo. 4 minuti più tardi la sfera attraversa l'area neroverde, ma Molinari non approfitta del difetto difensivo dei teatini, la cui tensione e capacità di concentrazione calano al 32esimo, quando Molinari, questa volta, concretizza fintando sull'avversario e infilando al millimetro Romagnello. Non si perde di coraggio il Chieti, sorretto dagli affezionati della curva Ezio Volpi, e a capochino seguita ad offendere, ma la sterilità per colpire si avverte, nonostante si continua ad insistere dalla fascia laterale più reattiva, dove si sovrappongono Del Grosso e Fiore, che con un egregio controllo di palla tira di poco a lato. Senza alcun recupero, e il signor Fusco decreta la fine del primo tempo. Dopo l'energetica pausa si riprende con la temperatura sempre sopra di un grado, che certamente non gela l'incitamento dei tifosi di casa, che seguono al sesto Comini, che cerca l'angolo destro della porta difesa da Olzac.
il quale magistralmente si oppone. La Fermana è brava a creare un'azione globale tesa a chiudere e a controllare gli spazi circostanti alla zona della palla, anche per i centimetri in più di statura che registrano gli uomini di Osvaldo Iaconi. Di contro il Chieti si affida alla costante pressione che si inaridisce quando la zona attiva è a ridosso dell'area grande dei gialloblu. La caparbietà di Del Grosso e Fiore, unita alle sortite di Varone e alle intuizioni di Comini, non bastano per azzerare lo svantaggio. Al 30° svarione difensivo dei marchigiani, ma Comini non è in sintonia con la sfera. Fallo per noi, si canta dalla curva Ezio Volpi. Il Chieti fa, corre, non si arrende, ma non concretizza. Il calcio è anche qualità ed oggi c'era poco da opporre alla globalità pratica della squadra di Iaconi. Gelida domenica con i tifosi gialloblu che si rinfrancano per la vittoria e con i supporter neroverdi alla ricerca del buon tepore familiare per rasserenare l'umore sportivo. Cambiamo disciplina, adesso ci occupiamo di ciclismo. C'era il gota del ciclismo nazionale, dal presidente federale Di Rocco al commissario tecnico della nazionale Cassani, alla presentazione della squadra Continental GM Europa Ovini del patron Gabriele Marchesani. L'evento si è tenuto all'auditorium Cianfarani di Chieti. Siamo con il patron Gabriele Marchesani, ovviamente emozionato, felice e contento per questa presentazione che vede oggi qui a Chieti i big del ciclismo nazionale. Ma solamente detto bene, c'è tanta emozione in quanto dobbiamo riconfermare quanto di buono abbiamo fatto lo scorso anno. Ci presentiamo oggi qui alla Civitella, presso questo museo molto bello, a tutti i nostri tifosi, agli sportivi, agli amanti del ciclismo. Chiaramente, come hai detto tu, c'è il gota del ciclismo nazionale, come il CT della Nazionale Davide Cassani, c'è il presidente della Fede Ciclismo, il signor Di Rocco. Quindi ecco, noi puntiamo a fare bene in questa stagione, anche perché possiamo fregiarci del fatto di avere la possibilità, ecco, di avere tra i nostri sponsor un sponsor molto importante qual è l'isola di Ibiza. In effetti oggi sono qui a rappresentare questa sponsorizzazione, questa importante isola a livello turistico nel mondo, i due rappresentanti, i due ministri sia dello sport del turismo, quindi ecco, tutto fa sì, appunto, perché dobbiamo comunque cercare di fare una bellissima stagione. Si parte, Gabriele, si parte per fare bene, per ottenere dei risultati importanti, così come è stato nella tradizione della tua squadra negli ultimi anni e nelle ultime stagioni. Ma assolutamente sì, noi cerchiamo comunque di creare sempre visibilità ai nostri sponsor, che poi sono loro che ti danno la possibilità di portare avanti determinati progetti. Lo scorso anno abbiamo raggiunto comunque due vittorie molto importanti in Francia e Slovenia. Quest'anno, ecco, cercheremo di bissare queste due vittorie e di fare ancora meglio. Siamo qui a fare un augurio sincero a Gabriele Marchesani, a tutto il suo staff, a tutti i corridori, perché insomma è una di quelle squadre che ha creduto per prima sul progetto che la federazione ha voluto lanciare delle squadre Continental, e l'hanno fatto con molta determinazione, con un primo anno davvero di ottimi risultati, e quest'anno sicuramente hanno consolidato un po' tutto il progetto, per cui sono felice, sono qui a testimoniare proprio questa soddisfazione e gratitudine a loro per l'impegno anche economico, perché sono sempre investimenti importanti, e quando imprenditori credono nel ciclismo ovviamente bisogna essere vicino per sostenerli. Queste attività poi molti le vivono divertendosi, altri ci mettono i soldi per farle funzionare, e quindi loro investono su queste attività sportive, e i risultati però si vedono. Io spero che possano avere non soltanto i successi che hanno già iscritto nella loro agenda sportiva, ma che possano soprattutto continuare quel percorso iniziato lo scorso anno e che li porterà, mi auguro, al più presto ai livelli più alti del ciclismo mondiale. E un ultimo aggiornamento per quanto riguarda il maltempo, perché attorno alle 13 è stata riaperta a Vasto la statale 16. Due gru del soccorso stradale sono arrivate da Pescara e sono riuscite a rimuovere il tir, come vedete nelle immagini tratte dal sito di Zona Locale, tir che era finito di traverso nella notte. L'operazione è stata portata avanti con il supporto del personale dell'ANAS e della Polizia Stradale. Dopo 10 ore la circolazione così è potuta tornare alla normalità. È tutto per quanto riguarda il TG6.
che tornerà con la seconda edizione alle ore 19, invece tra poco alle 14.45 il TG6 L'Aquila. Grazie ancora per essere stati con noi e buona giornata.